Eli McCallag, il colonnello lo chiamavano, un uomo nato a cavallo tra il XIX e il XX secolo, un uomo che ha visto uccidere e violentare sotto i suoi occhi la madre e la sorella, un uomo che ha visto uccidere suo fratello dei Comace. È stato rapito da loro, è cresciuto tra loro, ha lottato, ha sofferto. Un uomo come Eli, oggi, dal Guantanamo alla Georgia, può essere chiamato in un solo modo, Kiko de Puta. Ciao a tutti! Come forse avete capito, oggi parleremo de Il Figlio, edito in Audi al costo di 20 euro, scritto da Philip Meyer. Il nome di Meyer forse non sarà tanto familiare a molti, ma non vi preoccupate e non è cosa grave, anche perché questo qua è solo il suo secondo romanzo. Ma vi assicuro che è un personaggio che ha il suo da dire. Esordì nel 2009 con American Dust, ruggine americana, che Naudi portò subito un anno dopo, ed è con il suo esordio che Meyer si inserì prepotentemente e meritatamente, a mio avviso, tra i libri più consigliati del 2010. Venne consigliato dalle maggiori testate americane e si inserì nella lista del New Yorker, una sorta di categoria denominata 20 Under 40, cioè venne nominato come uno degli autori sotto i 40 anni più promettenti. Diciamo che quindi il suo curriculum vitae è oggettivamente valido. Ruggine americana, l'esordio, la storia di due amici disadattati che incappano in un evento imprevedibile, un omicidio. Strade che si dividono, il tutto ambientato sullo sfondo della Pennsylvania, antica sede di vecchie acciaierie, paesino vuoto, arrugginito come i suoi stessi abitanti, sognatori che si trovano faccia a faccia con una realtà che non gli appartiene e con la disoccupazione e la miseria quotidiana. Questa è ruggine americana, terra sotto i piedi, fetido odore di petrolio, povertà e case che in realtà sono roulotte. Voglia di riscatto. Meyer mi sorprese. Fu uno dei primi romanzi di respiro completamente americano che lessi e da lì mi rimase la passione e anche il buon ricordo dell'autore. L'autore di Baltimora, che in 6 anni è passato da una storia di amore, di amicizie, di difficoltà, ha un testo che è un concentrato di tematiche, di personaggi e di ricerche. Un libro che scoprì essere una saga familiare. Un distacco quindi dal suo esordio per entrare in un modello che è quello della storia familiare, un modello tanto caro ad autori come Roth, come Franzen, e se volessimo buttare un occhio verso il continente sudamericano troveremmo sicuramente scalpitare scribacchini come l'Allende, come Marquez e Jodorowsky. Il rischio è decisamente tanto. La famiglia è quella dei McCallag, che si sono staziati in territorio texano, famiglia di allevatori dalla quale discende Eli, una delle tre voci narranti di tutta quanta la storia. Attraverso la sua voce sonderemo l'inizio del Novecento, il periodo della sua infanzia, periodo leggermente complicato per la concomitanza e il conflitto tra i bianchi e le popolazioni autoctone, la lenta spartizione di un territorio immenso e ricco, una spartizione fatta di sangue e scalpi. Non c'era niente di quello che prendevi che non appartenesse già a un altro. Ormai non avevano più nessuno scrupolo. La seconda voce narrante di questa polverosa storia è quella di Peter, uno dei figli del colonnello. Un uomo con una grande passione per la lettura, un uomo di carattere meno istintivo, costretto a lottare nel quotidiano non con gli indiani e con i messicani, ma con quelli che sono i componenti della sua famiglia, componenti che lui non accetta, componenti dei quali si sente distante. Stesse persone con le quali vivrà un'esperienza traumatica che in qualche modo segnerà l'intero percorso della sua vita o una buona parte di esso. Il suo pessimismo, le sue carezze e il suo carattere arriveranno a noi attraverso un diario. E infine, l'ultima voce rugosa e stanca è quella di Joanne, bisnipote di Eli. Ormai logorata dal tempo, che sarà distesa su un pavimento lussuoso, senza le forze per potersi alzare. Il corpo non risponde e la mente viaggia verso il passato in un grandissimo flashback. Uno degli ultimi rami dei McCallag, un ramo però diverso, è raffinato, slanciato, temprato dalle stagioni. Questo ramo è donna ed è da questo ramo che viene il titolo, The Sun.
il figlio, che in realtà non lo è. Tre voci legate dal sangue che creeranno l'intera vicenda che partirà dall'Ottocento per snodarsi e chiudersi in maniera matematica fino ai giorni nostri. Il caso non può influire su questa funzione. I personaggi sono veri, caratterizzati con maestria, le loro decisioni sono coerenti e spietate, dirette. E riuscire a caratterizzarli in questa maniera, quando in realtà sono più di una ventina, è sicuramente sinonimo di bravura, e su questo non voglio discutere. Ho un vago ricordo di quando ho aperto il libro. Il problema dello spaesamento del personaggio sussiste alla fine per le prime 30 pagine, poi capisci la struttura ed il gioco è fatto. Questo gioco però diventa ancora più emozionante e coinvolgente quando ti accorgi che oltre a questi personaggi, Meyer ha affinato anche tutto quello che è l'apparato descrittivo, l'apparato che fa da sfondo alla storia e che già era notevole in ruggine americana, ma che qui ha superato se stesso. Quando mi chiedono di quest'autore, o comunque ne parlo, e mi chiedono quali sono i suoi punti di forza, io lo dico sempre senza pensarci. I suoi punti di forza sono le descrizioni. Se in Ruggine Americana sentivo la polvere sotto i piedi, nel Figlio ho sentito la violenza del territorio, il sole mi ha abbronzato e ogni descrizione climatica dei venti del deserto o dei tramonti sono una roba che Giuliacci secondo me neanche si sogna. Ho avuto anche il piacere di incontrare Meyer durante la presentazione che si è tenuta al Circolo dei Lettori di Torino. Vi lascio sotto nell'info box il resoconto che ho fatto per Ubookers e mi permetterò magari di aggiungere qualche piccola curiosità durante questa pseudoanalisi. La fascinazione per gli indiani, i Comace, secondo Meyer è il sogno di ogni bambino quello di tornare al primo uomo, che può essere rappresentato dalla figura indiana. È un po' quello che è il sogno americano. Questo romanzo, è un romanzo che mi ha lasciato molte domande che in qualche modo, l'autore ha colmato attraverso queste piccole curiosità. Durante la lettura ho percepito veramente, diverse cose anomale, tra le quali un forte, forte lavoro di ricerca. Ricerca che ho scoperto non essere solamente teorica, ma anche pratica. Il Figlio è un romanzo perfetto per conoscere questa realtà e questa cultura totalmente diversa. Meyer ha fatto un lavoro veramente strepitoso. Vi ritroverete all'interno di un contesto che non vi appartiene, quello dei Comace, e imparerete, ve lo giuro, imparerete a conciare la pelle, imparerete i loro usi, i loro costumi, in una maniera quasi forzata, perché poi lo fa e lo descrive talmente bene che vi entra. Questo è stato possibile grazie a una frase che ha detto, che mi ha lasciato abbastanza esterrefatto e perplesso, ed è quella che lui, per documentarsi, ha letto una roba come 350 libri. 350 libri che non erano libri di narrativa o quant'altro, ma erano libri specifici che magari parlavano di una singola pianta che stava nel punto X del deserto e quella pianta verrà descritta e quella pianta. E di quella pianta vi verranno spiegati gli usi medici e gli usi tutti gli usi possibili e immaginabili. E magari per fare tre righe di descrizione si è letto una decina di volumi su di essa. Lo stesso ha fatto per i Comace, per gli indiani. Ha letto una cinquantina di libri per poi scoprire che erano stati scritti da universitari e quindi ha ritenuto giusto leggere altro per la non attendibilità di questi testi. E quindi è stato un lavoro veramente lungo di ricerca che ha richiesto anni e anni e anni, che poi a un certo punto ha deciso di fermare, di stoppare, perché poteva andare veramente avanti ancora per tanto. Durante il processo di conciatura di una pelle o durante una battaglia, rispetto all'origine americana, ho percepito durante la lettura tantissima violenza. E mi rimase un pochino questo dubbio sul perché così tanta violenza all'interno di una saga familiare. E lui mi ha dato una risposta veramente diretta. Perché
Cioè, ha detto che sostanzialmente all'uomo piace fare la guerra, bisogna ammetterlo, lo scrittore deve dire la verità e lui si è sentito in dovere di farlo. E questo discorso della violenza è stato supportato anche da un certo tipo di esperienza personale. Lui per scrivere il figlio si è iscritto a quei corsi di simulazione di guerra e ha provato le stesse sensazioni che poi ha provato una singola persona durante un attacco indiano o durante un contrasto a viso aperto. Doveva provare determinate cose. E per farlo ha anche affittato per 2 giorni una ditta, o comunque uno spazio in una ditta di macellazione, e ha avuto la bellissima idea di macellare mucche e roba del genere, e assaggiare le parti dei loro corpi crude mangiando il loro sangue. E questo, ragazzi miei, ve lo giuro, si percepisce in una maniera molto incisiva, sentirete il sapore del sangue, e questo lo scrive uno scrittore che non lo immagina, ma l'ha vissuto veramente sulla sua pelle. Altra cosa che ho apprezzato veramente tanto è il fatto che non ci siano né buoni né cattivi, e questo dipende da un fatto che la storia giustamente la scrive chi ha vinto, ma lui, Meyer, vuole mischiare un pochino le carte in tavola e non darci punti di riferimento. Il lettore non tirerà assolutamente nessuna conclusione, ma starà passivo davanti a un testo che per tanti motivi riuscirà a esaltare una fazione rispetto dell'altra. Le conclusioni saranno veramente difficili da tirare. Il figlio è un concentrato di tematiche, dalle più imprescindibili, quale l'amore e il riscatto, a quelle molto più complesse, come la coesistenza tra popoli di radice diversa e le lotte che in realtà il più delle volte sono solamente interiori. Potrei stare qui più di 10 minuti a elencarvi tutto quello che ho riscontrato durante la lettura, però non mi sembra il caso per non levarvi giustamente il piacere della lettura. Il tutto in chiave western, il tutto sorretto da uno stile che ho adorato. Ogni singolo capitolo è chiuso da quella che io chiamo la frase ad effetto, quella frase che ti lascia con il sorriso sornione sotto il baffo. E questo succede per 470 e qualcosa pagine. Ogni singolo capitolo è chiuso da una frase meravigliosa. È una cosa puramente estetica, ma Meyer riesce a farla diventare anche contenutistica, e questo l'ho adorato. Leggere il figlio è stato esperienza, è stato viaggio, e personalmente vi consiglio di approfondire. Adesso non so quando, ma forse dovrebbero uscire anche gli ebook, quindi se non volete assumermi il rischio dei 20 euro, potreste optare per un costo sicuramente minore. Tra l'altro, se non sbaglio, è uscita anche l'economica di Ruggine Americana, quindi un pensierino si potrebbe tranquillamente fare. Sicuramente un buon modo per cominciare a conoscerlo. Può un uomo rialzarsi dal nulla? Può diventare uno degli imprenditori più ricchi di tutto lo Stato? E che prezzo ha questo? È un patto con il diavolo, è un patto familiare, un patto che ha l'odore del petrolio, ma è rosso come il sangue, stesso sangue che viene dalla terra. Rende tutto più fertile, è un ciclo, rende tutto immortale.